mai la stampa fintamente indipendente, indipendente non è per il fatto stesso che c'è un padrone che la paga, quindi indipendente è un po' una metafora impropria, scatta all'unisono su un tema che è tipicamente bellico, quello del nemico interno. C'è una procedura precisa che viene seguita da varie, come si usa dirlo, agenzie, una delle quali molto potente, una struttura, diciamo così, di elite sovranazionale, si chiama Bilderberg. Allora, una procedura che loro seguono è di individuare vari giornalisti di vari paesi, invitarli, chiedere loro di frequentare alcune delle sedute di questa benemerita associazione per la protezione degli animali e vedere come si comportano, cioè intanto quello che pensano, come reagiscono, poi li si manda al loro posto di lavoro, come hanno messo a frutto, hanno mantenuto la riservatezza, hanno parlato, se superano questa prova vengono assunti in via definitiva e da quel momento in avanti loro parlano per conto di questa struttura. Non mi metto a fare ora nomi e cognomi, ma quei volti che talvolta vedete più o meno rassicuranti nei cosiddetti programmi di approfondimento, in buona parte hanno superato quell'esame, quindi sono bravi. E hanno il compito di gestire l'informazione nella maniera che sappiamo, cioè o escludendo alcune voci o creando quella comica trappola per cui un signore viene convocato e viene massacrato, come succede a questo bravo studioso che si chiama Orsini, al quale evidentemente, come dire, per una missione deontologica non dà fastidio il fatto di essere convocato e messo tra i bravi di Don Rodrigo, i quali minacciano il povero Don Abbondio. Avrete sentito certamente già nei primissimi giorni del conflitto 1,5 milioni di profughi. Poi passati alcuni giorni sono diventati 4 milioni. Quindi un ucraino su quattro praticamente se n'è andato. È vero, non è vero, forse è vero, io non lo so. Le cifre tonde di solito sono sempre un po' sospette, però d'altra parte noi possiamo pretendere che ci dicano 3.981.728, no? 4 milioni, benissimo. Ma è pensabile che esistano, che fossero già pronte le strutture ricettive per 4 milioni di persone? Dal momento che 50 disgraziati su una zattera creano un problema cosmico in cui il ministro Salvini dice che difende i confini della patria, il ministro Minniti voleva fare non so che cosa, questo per essere equanimi tra i due cosiddetti schieramenti, va bene. 4 milioni che trovano comunque una sistemazione logistica tra forse Polonia soprattutto, Ungheria, non saprei, Ungheria non è tanto contenta di questo, vuol dire che era già pronto. Vuol dire che ci si preparava da tempo. Perciò la stampa, come un coro fatuo all'unisono, ulula e canta, e perciò le strutture sono già pronte e le armi erano già pronte per essere portate lì. Ma in realtà non erano già pronte, erano state già mandate. Solo che la comunicazione cosiddetta ogni tanto ha qualche caduta. Per cui anche nei giornali che hanno il compito di, diciamo pure, insomma, la frase è un po' antipatica, imbottire i cervelli, fa filtrare qualche cosa. Per esempio ci sono alcuni che sono particolarmente eccitati ed entusiasti del fatto che la NATO si impegna a mandare armi, eccetera, eccetera. Allora si affrettano a scrivere magari un pezzo, questo è il Corriere della Sera del 18 marzo, giorno, pagina 6, in cui un signore che si chiama Guido Olimpio scrive un pezzo con un sacco di cartine, eccetera, in cui dice che dal 2015, vedi caso proprio poco dopo il golpe del 2014,
le forze paramilitari della CIA hanno assicurato assistenza continua alle truppe ucraine e le hanno coinvolte nelle esercitazioni militari della NATO che si svolgono in territorio tedesco. Il tema del nemico interno, che martellato ogni giorno ritorna in forme variate nei vari giornali, allora, è un tema tipico di quando si è già in guerra. Non vedo nello schieramento politico del nostro paese forze capaci di dire voglio capire. Anche la terribilissima e sempre insultata, poveretta, leader di quel partito di destra che si chiama Fratelli d'Italia, come se in Francia ci fosse la Marsigliese come partito politico, che si chiama Fratelli d'Italia. Trattata di solito come una mentecatta pericolosissima, eccetera, siccome essendo neonazista nell'animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini, è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta naturalmente di questo ruolo.